Buonasera amici, benvenuti nel mio 54esimo giorno di dieta. Come sapete, ho ripreso il piano alimentare che mi ha permesso di perdere 30 kg in un anno. Questa mattina, colazione con il mio solito latte e caffè immancabile, mi sono preparata una fetta di pane divisa in due, questa volta tostato sulla padella, non sul toast. È venuto perfetto. È una delle mie colazioni preferite, quindi frutta da una parte, fragole, dall'altra ho messo la susina e come topping ho usato il miele e ho rifinito il tutto con delle scaglie di mandorla. Ragazzi, provate questa colazione perché è buonissima. Altra alternativa è anche con il burro di arachidi, burro di mandorle, burro di nocciola. Buonissimo, qualcosa di boom, spaziale. Poi ve lo farvi vedere, guardate la schiuma che fa questo geggino, guardate, cioè wow, la nuvola, tra un po' cadeva tutto quanto, esagerato, comunque guardate che bello ed è anche buonissimo. E voilà, questa è la mia colazione che ho preparato questa mattina, buona, veloce e super saziante. Per pranzo mi sono fatta degli gnocchi con la mozzarella, ho la mia porzione di mozzarella, è da tanto che volevo il sugo sedano, carote, cipolla, soffritto normale, salsa di pomodoro, io ho i datterini quelli interi dentro al barattolo, ho fatto fare il sugo, quando ho fatto la pasta sono circa 100 grammi di gnocchi, poi a fuoco spento ho messo la mozzarella, ho girato e voilà, guardate come fila, mamma mia, buonissimo. A merenda ho mangiato un mini gelato, oggi faceva veramente caldo, 20 gradi, mai successo, cioè, era da festeggiare. Cena ho mangiato un piatto unico che ha cucinato mio marito, riso con pollo, quindi niente di più semplice. Dopo ho mangiato anche un po' di rughetta, però non l'ho messo, e la frutta, due kiwi, però non l'ho messo all'interno, mi sono dimenticata perché non avevo voglia subito, l'ho avuto dopo. E no, questa sera non c'è il solito la solita tisana, quindi ciao.